Grazie Presidente per la parola. Vedete, noi stiamo mancando oggi di rispetto ad un lavoro, non tanto un lavoro fatto dall'amministrazione, dall'assessore, dalla commissione, ma tanto stiamo mancando di rispetto a quelle associazioni, a quei cittadini che con grande senso del dovere, con grande ardore hanno elaborato uno strumento che, ripeto, è fermo da 15 anni, non da un anno o 2 anni, ma è fermo da 15 anni. Il Partito Democratico ha avuto dal 2013 il tempo, perché giustamente prima ho sentito delle critiche rivolte al Consiglio di Parma che forse faceva riferimento al centro-sinistra, non tanto al Partito Democratico, al centro-sinistra che ha governato in modo maldestro questa città, non dotandola di strumenti importanti per la tutela del verde, per la tutela del paesaggio. Oggi chiaramente ci ritroviamo con un servizio giardini depauperato, visto una condizione di praticamente precoma. E noi finalmente l'abbiamo preso per la collottola, l'abbiamo sollevato, abbiamo avviato un piano assunzionale dei giardinieri, oggi ne stiamo assumendo 100, abbiamo avviato delle gare europee mai fatte all'interno del servizio giardini, una gara da 5 milioni, un'altra da 4 milioni, una per il verde verticale, una per il verde orizzontale, mai gare svolte all'interno del servizio giardini perché prima purtroppo il modus operandi classico era appunto quello dell'affidamento diretto. Per la prima volta invece si fanno gare europee e finalmente lo vediamo nella città che sta rinascendo da un periodo buio e tortuoso che ha visto coinvolto appunto il servizio giardini. Dicevo, stiamo mancando di rispetto a quelle tante associazioni importanti di Roma, associazioni di grande rilievo, di grande spessore, come per esempio anche l'Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, il WWF, l'associazione appunto degli agronomi, ed è per questo motivo che noi dobbiamo accogliere con favore quelle che sono le loro istanze, non tanto le nostre istanze, ma sono le loro istanze che hanno portato a compimento un lavoro duro, un lavoro faticoso, finalmente elaborato da questa amministrazione, ma lo possiamo dire anche da tutti quanti, non vogliamo mettere nessun tipo di bandierina. Perciò ecco, è bene prendere in considerazione il lavoro altrui e prendere in considerazione anche quello che questa amministrazione ha fatto, perché ricordo a tutti che la prima seduta della Commissione Ambiente, all'incirca 2 anni e mezzo fa, il primo indirizzo che diede questa Commissione fu proprio quella di elaborare un regolamento del verde e del paesaggio, perciò non ci siamo inventati nulla. Abbiamo ripreso quel lavoro che era chiuso nelle segrete stanze dell'amministrazione Capitolina, era chiuso all'interno dei cassetti dell'assessorato all'ambiente, l'abbiamo preso, era totalmente, diciamo, colmo di polvere, l'abbiamo sgrullato e l'abbiamo ripreso in mano e abbiamo effettivamente riportato avanti un lavoro che, insomma, i cittadini lo chiedevano con forza da tantissimi anni. Oggi siamo qui per ripetere Consigliere. un po', sì, grazie Presidente, concludo immediatamente, per ripetere quello che abbiamo detto perché già ne abbiamo discusso anche in Commissione Ambiente, però lo diciamo ancora con forza. Se le opposizioni vogliono dare un contributo sono ben accette. Però evitiamo cortesemente il copia e incolla di atti già fatti e già elaborati. Portiamo avanti degli atti invece che vanno verso una direzione mai percorsa da un'amministrazione. Purtroppo oggi questa amministrazione, purtroppo per voi, sta ultimando tutti i regolamenti, sta ultimando quelle delibere che questa città chiedeva da veramente da decenni. Perciò ecco un minimo di umiltà, un minimo di mea culpa e testa bassa, perché finalmente questa amministrazione sta portando avanti un qualcosa di storico e di mai visto. Grazie ancora. Forse